una base rispetto a cui la matrice rappresentatrice dell'endomorfismo, perché di endomorfismi si tratta, sia una matrice diagonale. Quindi, in pratica, parlando da fisico, devi trovare il sistema di riferimento giusto in cui guardare gli oggetti, in modo che, gli oggetti endomorfismi, in modo che la matrice sia semplice. In particolare, se deve essere diagonale, dato che abbiamo soltanto i vettori delle coordinate, no? Dell'immagine della base, vogliamo che, per esempio, f di v1 sia lambda con 1 per v1, idem f di v2 sia lambda 2 volte v2, eccetera, 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 eccetera. Quindi vogliamo questa cosa qua, f di v con i uguale lambda i v con i. Diamo un po' due nomi, c'è una zanzara puttana. Diamo due valori, due nomi a queste cose qua. Allora, quel lambda che noi vediamo viene chiamato autovalore, mentre invece un vettore non nullo di v, che rende vero f di v uguale a lambda v, viene chiamato autovettore. Il fatto che v sia non nullo è una domanda da orale, è una domanda di base. Se tu dici che un autovettore può essere 0, 0, 0, non prendi neanche a sufficienza. Questo perché, come vedremo, se fosse un vettore nullo, avremmo dei piccoli problemi a trovare un certo nucleo e un certo isomorfismo non sarebbe iniettivo. Cioè, sarebbe iniettivo, mentre a noi ci sarebbe non iniettivo. Comunque, possiamo allora chiamare V con lambda, un insieme, e che è l'insieme dei vettori fissato a un certo lambda, tale che f di v uguale a lambda v. Questa è la prima definizione di autospazio. E qua è un sottospazio, in realtà dovresti dimostrare che si verifica che è un sottospazio di v. E si verifica anche che esiste un'altra definizione equivalente. Infatti, v di lambda è il nucleo di lambda volte l'identità meno l'isomorfismo F. Ci arriviamo così. Quali sono quei vettori per cui F di V uguale lambda V? Faccio notare che posso spostare di là e avere lambda volte V meno F di V deve fare 0. Ma qui è come se io leggessi lambda volte la funzione identità calcolata in V meno F calcolata in V. Ma sono lineari, quindi posso dire lambda volte la funzione identità meno la funzione f calcolata in v, e questo deve fare 0. Ma che cosa sto chiedendo qua? Sto chiedendo che sto cercando v io, no? Sto cercando gli autovettori. Quindi sto cercando quel vettore, che può essere un vettore del tipo x, y, z, quante variabili volete, che calcolato di dentro vada a 0. Quindi sto cercando il nucleo di questo particolare endomorfismo. Ok? Tutti i vettori che vanno in 0. Adesso, se questa cosa qua fosse iniettiva, se lambda volte l'identità meno f fosse iniettiva, allora l'unico valore, l'unico vettore che va in 0 dovrebbe essere lo 0, no? Invece, dato che non è iniettiva, c'è proprio uno spazio vettoriale di vettori, di V, che viene mandato nello zero. Ok. Bla 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 bla. Va bene. Come possiamo trovare quindi questi lambda? Perché il problema è fisso un certo lambda, ma io come lo fisso? Questo qua io posso immaginarlo tramite la matrice rappresentatrice di questo, ma la matrice rappresentatrice di questo non è altro che la matrice che rappresenta l'identità meno la. Quindi io scriverò lambda volte la matrice identità di f
n perenne, una matrice n perenne, meno la matrice che rappresenta f rispetto a qualunque base, quindi fpb, fbe, come volete. Ok, tendenzialmente si fa così, no? A mia volta diventa meno a, per semplicità di grammatica. Ok, se vogliamo trovare i lambda per cui è uguale a questo in base ai vettori, dobbiamo imporre che il determinante di questo faccia 0, perché 8 vettori devono andare in 0. Quindi non è molto complicato, prendo la matrice d'identità, al posto degli 1 ci metti lambda, quindi ho lambda fino a lambda, tutti uguali, generici, è 0, 0. A questa matrice ci sottraggo A, che è fatta da ij, e ne calcolo il determinante, uguale 0. Questo sarà un polinomio in funzione di lambda, quindi verrà chiamato chi di f, polinomio caratteristico di f, e che equivale a chi di a, ossia posso anche, dato che a ogni endomorfismo io associo una matrice, posso confondere in tutto la matrice e l'endomorfismo. Il determinante della matrice viene chiamato determinante dell'endomorfismo. Il rango della matrice viene chiamato rango dell'endomorfismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi posso calcolare questo polinomio in F. Ops, piccola anticipazione. Posso calcolare questo polinomio a partire dagli endomorfismi, ma anche a partire dalla matrice. L'importante è che adesso, ma solo per adesso, sia funzione di lambda un parametro appartenente al campo, che sia reale, che sia complesso, che sia quello che volete. Ok, chi di A e chi di F. Notiamo, vi faccio un ricordino, che noi chi di A li possiamo calcolare in realtà anche in altre cose. Se al posto di lambda ci mettessi una matrice, chissà cosa succede. Se al posto di A ci mettessi un endomorfismo, chissà cosa succede. Stiamo parlando di polinomi di matrici e polinomi di endomorfismi. Ok, quindi si dimostra che gli autovalori sono le radici di questo polinomio che ha il determinante di un certo numero di volte in unità meno a. È facile provare che se due matrici allora sono simili, il determinante di A è uguale al determinante di B. Basta sfruttare la invela. Se uno è invertibile, lo ottieni subito, forse l'abbiamo già visto. Poi. Ah, la cosa bella è che giustamente il polinomio non dipende dalla scelta della base, se no sarebbe un po' un casino. Ok. E il polinomio ha delle caratteristiche. Il primo è monico, quindi x alla grado massimo al coefficiente davanti che è 1. Poi abbiamo più un certo numero alla x alla n-1 fino a x alla 0, cioè solo un coefficiente. Questi coefficienti qua, in particolare, sono il primo è più o meno il determinante di A. Ovviamente più se l'ordine è pari, meno se l'ordine è dispari, mentre il coefficiente davanti al secondo grado di termine massimo è meno la traccia della matrice, ossia meno la sommatoria degli elementi sulla diagonale. Quindi abbiamo anche un sacco di controlli per vedere chi di A. Se è una matrice che è fatta 1, 0, 0, 2, 3, 2, 2, 6, 8. Ok, io non so quali sono gli autovalori, ma so che la sommatoria degli autovalori deve essere 1 più 2 più 3, gli elementi sulla diagonale. Questo è importante perché la sommatoria, questo qua, fa 6, quindi la sommatoria degli autovalori deve fare 6. Perché questo? Perché se questa qua riesco a diagonalizzarla, otterrò una matrice che sia lambda 1, lambda 2 o lambda 3. E sono simili. Perché abbiamo visto che esiste P alla meno 1 tale che A uguale P alla meno 1 per B per P. Quindi, se sono simili, il determinante di O2 semplifica e abbiamo che il determinante di A uguale al determinante di B, ma non solo, anche la traccia deve essere uguale. Quindi,
La sommatoria degli 8 valori deve fare 6. Lambda 1 più lambda 2 più lambda 3 deve fare in questo caso 6. Ma non solo, quando calcoleremo chi di A, che in questo caso verrebbe per esempio lambda meno 1, 0, meno 2, 0, lambda meno 2, meno 2, meno 8, meno 6, lambda meno 3, quando noi ne calcoliamo il determinante, e lo possiamo fare con tutti i modi che vogliamo, Laplace, Gauss, deduzione, sviluppi, quello che volete, otteniamo un lambda al cubo di sicuro. Poi abbiamo meno la traccia della matrice A per lambda al quadrato, più un tizio per lambda, e qua abbiamo meno il determinante di A. Quindi altri controlli, la traccia qua deve fare 6, quindi questo qua sarà un meno 6, i determinanti di A se lo calcoli e se vuoi fare lui ti fai i calcoli qua. Perfetto. Ok. Lemma, siano lambda 1 fino a lambda r autovalori distinti di endomorfismo e i corrispettivi autovettori da v di 1 fino a v di r. La cosa bella è ecco, che tutti gli autovettori sono sempre, per ogni endomorfismo, linearmente indipendenti. Questa proposizione verrà pompata in alcuni casi che non solo sono linearmente indipendenti, ma sono anche ortogonali tra di loro, anche se beh, adesso noi non sappiamo cosa sia l'ortogonalità, cosa siano le forme bilineari, ma ci arriveremo. Ok, se io trovo che la dimensione di n di v uguale n e l'endomorfismo ha n distinti autovalori, allora di sicuro è diagonalizzabile. Per adesso non mi sembra di averlo visto, quindi ve lo scrivo qua. Ah no, ecco perché non abbiamo ancora parlato. Ok. Prendetelo come caso particolare. Però adesso capiamo perché. Allora, la cosa bella è che, dato che gli autovalori sono linearmente indipendenti, gli autospazi sono tra virgolette linearmente indipendenti, quindi sono tutti diversi, ma sono spazi vettoriali sotto spazi TV. Quindi che cosa hanno in comune? Sono lo zero. Quindi se io considero la somma dei sottospazi, questa sarà sempre una somma diretta. Allora, un'altra caratterizzazione della diagonalizzabilità di endomorfismi è che è diagonalizzabile se e solo se V è scrivibile come sommatoria direttoria, come cacchio si chiama, di v di lambda con e. Ok. Ah, perfetto. Adesso, se noi chiamiamo la dimensione degli autospazi, la chiamiamo mg, ossia molteplicità geometrica, perché la molteplicità algebrica invece è la molteplicità degli autovalori come radici del polinomio caratteristico, ecco cosa si dimostra. Che okay, così fa schifo, quindi la scrivo qua. 1 è minore o uguale di mg, che è minore o uguale di ma, per ogni autovalore. Quindi quel caso particolarino, se tutti gli autovalori sono distinti, il polinomio è del tipo lambda per lambda meno lambda 0, lambda meno lambda 1, lambda meno lambda 2, ok? Senza alcun tipo di potenza, qua alla 1, qua alla 1, qua alla 1. Quindi la molteplicità algebrica è 1, ma quindi questa qua che è compresa tra 1 e 1 deve essere 1. E infatti vediamo che, non c'è scritto qua, vabbè. Un endomorfismo, altra caratterizzazione, è diagonalizzabile se e soltanto se, generalizzando il caso di prima, non è detto che le molteplicità algebriche devono essere tutte 1. Però devo avere due cose. La somma
delle molteplicità algebriche, deve proprio fare la dimensione dello spazio, che abbiamo detto essere n. Mentre invece mg deve equivalere a ma per ogni lambda. Questa è un'altra caratterizzazione. Quindi possono essere 3, 3 entrambi maggiori di 1, 2, 2 entrambi maggiori di 1, tutti 1 come caso super semplice, quindi un caso in cui il polinomio qua è totalmente scomponibile e in più è a radici semplici, si dice. Ok, poi teorema 6, se ha una matrice quadrata, sia un K spazio vettoriale di dimensione n, se E è una base di V e F è definita da VV, l'omorfismo tale che la matrice rappresentatrice rispetto alla base E sia A, va bene. Allora, F è diagonalizzabile se e solo se A è diagonalizzabile. Qua stiamo tornando sulla palla di prima, ossia posso sempre comporre endomorfismo e matrice, si comportano sempre allo stesso modo. Caso importante, se in particolare ho una matrice quadrata n per n e F da Kn a Kn, un omorfismo tale che, con base, rispetto alla base canonica, sia diagonalizzabile F da V1 fino a V con n è la base di Kn formata da 8 vettori di KF. Se ho una matrice come vettore di V1 e n, ok. Qua, caso, in realtà, scusatemi, ma non vedo perché dovrebbe essere ridotto da Kn a Kn. Quando noi stiamo studiando cose complicate, ossia, per esempio, lo spazio delle matrici, lo spazio dei polinomi di grado minore di 8, questo caso qua lo possiamo sempre usare perché, per esempio, le matrici 3x3, A1, 1, A2, 2, A3, 3, eccetera, 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 A1, 2, A1, 3, A2, 1, A3, 1, A3, 2. A 2, 3. Queste matrici qua sono isomorfe a R alla, diciamo, nona. O mi spiego meglio. Esiste un isomorfismo che lega queste tre cose qua, ma un isomorfismo che lega ogni componente a una singola entrata. Mentre invece noi possiamo sfruttare il fatto che è una matrice 3x3, quindi in realtà è come se fosse isomorfa a R alla terza. Quindi abbiamo, per esempio, un vettore che va nella prima colonna, un secondo vettore che va nella seconda colonna, un terzo vettore che va nella terza colonna. Abbiamo definito questo isomorfismo su una base, quindi è definito. E a sto punto, questo qua non è più un caso speciale. Possiamo sempre parlare di Kn a Kn. Perché sia che siano irreali, complessi, numeri razionali o naturali, possiamo sempre ricondurci a loro perché ci sono sempre isomorfismi che legano queste cose qua. Per esempio, lo spazio dei polinomi, no? 1 più x al quadrato più x al cubo, lo posso sempre ridurre, per esempio, a un vettore di r alla quarta, che è. Anzi, per esempio, lo scrivo direttamente, no? Posso ricondurmi a un isomorfismo che collega il polinomio di grado minore uguale di 4 a r alla quarta, perché posso definire che questo qua viene mandato in 1, questo viene mandato qui, lui viene mandato qua e questo viene mandato così. L'ho definito su una base, si dimostra che è un isomorfismo, quindi posso lavorare con i vettori di r alla quarta, che è molto più semplice effettivamente. Quindi, però, la parte importante in questo caso speciale è che ci dice qual è la base rispetto a cui la matrice è diagonale. Quindi sto facendo il cambiamento di base con una matrice fatta di 8 vettori messi in colonna. Approfondimento, consideriamo ora il caso in cui ho otto valori di matrice di A. Per
Siamo tutti nel campo. Anche nel caso in cui non è soddisfatta la condizione 3,6.5. Ok, va bene, qua stiamo parlando delle forme di Jordan, ma lo spiega? No, non lo spiega. Fa schifo, non la spiega. Va bene. La forma di Jordan è lasciata a un'altra volta. Bene. Qua fa vedere bene le cose. Anche riguardanti alla triangolabilità. Di nuovo, un endomorfismo è triangolabile se la sua matrice è triangolabile. Una matrice triangolabile se è simile a una matrice triangolare, o superiore o inferiore. Però se è superiore si può anche sempre passare a una triangolare inferiore. Bla 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 bla. Va bene, è quello che stiamo facendo noi, scritto in lunghissime pagine. Ok. Forse non abbiamo specificato questa cosa qua. Sappiamo qual è la base, che sono gli autovettori, forse non abbiamo specificato che gli autovettori sono la base degli autospazi. Quindi, nel caso che ho ancora qui, ok, devo trovare per esempio gli autospazi, ok? Guarda che a occhio forse ne prendo anche uno. Io so che lambda uguale 1 è un autovalore di questo. Non voglio fare i calcoli, però vedo che se io sostituisco lambda uguale 1 qua dentro, ottengo 1 meno 3 uguale meno 2. Meno 2. Quindi questa cosa qua ha una riga di meno 2 e direi che abbastanza sicuramente da qualche altra parte si semplificherà qualcosa. Quindi, per esempio, supponendo che 1 sia autovalore, allora vado a studiare l'autospazio. Quindi sostituisco qua e devo risolvere il sistema di 1 volte l'identità meno a uguale 0. Ovviamente, cioè, sistema, quindi questo qua sono solo i coefficienti delle varie vettore x che vengono dati in 0. E qua basta, cioè, primo semestre e via. Ok, questo è un esempio. Sempre qua. Ecco, questo per teoria è abbastanza importante. Noi possiamo prendere un endomorfismo, una funzione, e restringerlo a un certo insieme, un certo spazio vettoriale. In particolare, possiamo prendere un sottospazio e dire che un endomorfismo, anzi che lo spazio in cui abbiamo riscritto è F stabile se per ogni vettore di quello spazio si ha che anche la sua immagine appartenga lì dentro. Quindi siamo partiti da uno spazio V, ci restringiamo a questo spazio W, ok? Quindi questo qua sarebbe F endomorfismo, quindi dovrei fare un'altra freccetta uguale, ma facciamo che e disegno verso se dentro se stessi. Alcuni vettori qua cadono in altre parti e fanno un po' il cazzo che vogliono. Ci può esserci di tutto. Però W si dice F è stabile se per ogni suo punto qua dentro l'immagine è un altro punto di W. Quindi qualcosa del genere. Non si esce mai. Ok.
Bene, ok. E questa è la cosa bella, che quella funzione che avete visto voi è F ridotta in questo spazio. Lemma 1.2.26, sia V un capospazio vettoriale, F un omorfismo, W un sottospazio F stabile. Allora, quando io calcolo il polinomio caratteristico di F ristretto W, questo divide chi di F. Questo è importante perché è da questo che deriva che gli autovettori siano base che diagonalizza. Questa l'abbiamo vista. Ok. Quindi, rimettendo tutte le informazioni insieme, abbiamo il criterio di diagonalizza beta. Un omorfismo è diagonalizzabile se e solo se il polinomio caratteristico è totalmente riducibile, non alla radice semplice, quello è un caso particolare. E la molteplicità geometrica sia uguale a quella algebrica. Ok. Questo è il caso particolare. Se il polinomio caratteristico è totalmente riducibile a radici semplici, la molteplicità algebrica e quella geometrica sono tutte uguali a 1, e quindi è facile. Le altre proprietà sono che V sia somma diretta degli autospazi, mentre invece la sommatoria delle molteplicità geometriche faccia n. Ok. Adesso ci chiediamo, per gli autospazi che magari non riescono ad avere la dimensione giusta, ossia quelli a cui magari ci mancano dei vettori per arrivare al numero n, ci siamo quasi, non posso creare una matrice diagonale. Posso? Potrei creare una matrice triangolare. Ok. Criterio. Allora, F è triangolabile se e solo se il polinomio caratteristico è totalmente riducibile. Fine, senza stare ad andare a vedere le molteplicità. È come dire che se gli autovalori appartengono al campo, allora è triangolabile. Questo è molto molto facile. Dimostrazione. Ah no, qua è una cosa interessante, ecco. Corollario immediato. Se noi usiamo dei campi algebricamente chiusi, allora no problem. Sono sempre triangolabili. Per esempio C. I numeri complessi sono un campo algebricamente chiuso. Cosa significa algebricamente chiuso? Che tutti le possibili polinomi P di x che io posso creare hanno radici nel campo K, dove vive il polinomio. Per esempio, nei complessi, x quadro più 1 uguale 0 è una cagata. X uguale più o meno i. Ma, anzi no, scusami, solo x uguale i. Ma, nei reali, x quadro più 1 non ha soluzioni. Quindi esistono polinomi che non hanno soluzioni nel campo in cui sono definiti. Quindi R non è un campo algebricamente chiuso. Quindi in R è molto possibile che gli omorfismi non siano diagonalizzabili. Ma in C sono sempre di sicuro triangolabili. Ok. Quindi dimensione infinita, e vabbè, questo è il caso particolare che dicevamo. Ok, adesso dovete un attimo pensare, se non è diagonalizzabile, ci mancano delle molteplicità algebriche per arrivare a n. Da dove le prendiamo? Perché ogni molteplicità algebrica, ogni molteplicità geometrica che manca è un autovettore in meno da mettere nella matrice, quindi abbiamo bisogno di autovalori, autovettori in più. Dove li prendiamo? Consideriamo questa cosa qua. Ho spazio? Non ho spazio. Consideriamo f di v. È un vettore
a cui posso calcolarci F. Quindi posso scriverlo come F composto F di V. E diciamo che per brevità lo chiamo F al quadrato, calcolato in V. Ma questo è un vettore e posso calcolarci F. Quindi sto facendo F composto F calcolato in V. Ok, questo lo posso chiamare per brevità F al cubo calcolato in V. Ok, questo è solo un piccolo dettaglio di notazione, perché come vedete, per definire gli spazi caratteristici, passiamo un attimo prima dalle composizioni del nomorfismo con se stesso. Quindi, la prima cosa importante che noi guardiamo è che il nucleo di... Anzi no, ve la faccio vedere in un altro modo. Quando io faccio così, f di v ho una certa immagine. Quando calcolo f di questa immagine, otterrò qualcosa di o più grande o uguale a se stesso. Anzi, no, scusatemi, di sicuro più grande o uguale. Quando io poi ci calcolo f di nuovo, riotterrò qualcosa di più grande. Ok? Quindi, se invece che pensare all'immagine pensiamo ai nuclei, abbiamo che il nucleo di F, voilà, è contenuto uguale nel nucleo di F al quadrato, che deve essere contenuto uguale al nucleo di F al cubo. Ti prego, lasciami un po' di spazio. E questa catena qua, chiamata catena dei nuclei, che è super importante, può andare avanti all'infinito. Però a un certo punto la catena si interrompe finché noi arriviamo al Kerr di F alla un certo numero. Da qua in poi sono tutti uguali. Cioè, non è importante che io componga F, no? Il suo nucleo sarà sempre uguale a quello successivo. E adesso vediamo cos'è un autospazio. Ok, lo spazio caratteristico o autospazio generalizzato, meglio, o spazio principale è il nucleo di lambda volte radiante meno f elevato alla molteplicità algebrica. Adesso, questa è una definizione. Però, dalla catena dei nuclei, vediamo che qua al posto di F io posso metterci quello che voglio. Quindi questo qua era un endomorfismo generico e adesso lo stiamo calcolando in particolare in lambda volte l'identità meno F, lambda volte l'identità meno F, lambda volte l'identità meno F, lambda volte l'identità meno f. Ok, noi sappiamo che da un certo numero in poi saranno tutti uguali. Questo numero, la molteplicità algebrica di sicuro si trova qua, tra gli uguali. Noi non sappiamo se però è il primo. Può capitare, può capitare che il primo numero per cui quel nucleo diventi uguale al nucleo successivo, non sia la molteplicità. Okay. Ah, ok, questo lemma strano, vediamo poi cosa serve. Se io ho due endomorfismi tali che commutano, la composizione commuta tra i loro, allora quando io faccio f alla p composto G alla Q, ottengo anche viceversa, che G alla Q composto F alla P è uguale a quello di prima. Questa roba qua, vediamo se la serve. Prima di tutto, vediamo che così come gli autospazi erano F stabili, gli autospazi generalizzati sono F stabili. Il discorsetto qua.
al posto del W ci possiamo mettere lo spazio caratteristico, l'autospazio generalizzato e rimane F stabile. Ok, quello che vi dicevo, i polinomi li possiamo calcolare in morfismi, in matrici e si comportano abbastanza nello stesso modo, quindi la somma di polinomi in morfismi è pari alla somma dei singoli polinomi. Questa è l'unica cosa diversa, che rispecchia le matrici rappresentative degli endomorfismi. La composizione di polinomi di endomorfismi viene mandata nel prodotto dei polinomi di endomorfismi, che è commutativo, la composizione commutativa. Questa è l'unica cosa diversa. Ok. E adesso una cosa importante. Dato un polinomio Q che sia scrivibile come il prodotto di R polinomi che siano primi tra i loro a due, cosa significa se primi tra i loro è un po' tricky e non me lo ricordo. Direi che il loro comune minimo divisore è 1, però nei polinomi potrebbe essere un pochettino diverso. Va bene. Si verifica allora che il nucleo del polinomio in questione è la sommatoria diretta dei nuclei di tutti gli altri polinomi. E poi dite, che cacchio ci serve? Ma stavamo parlando di polinomi di endomorfismi e polinomi di matrici, magari potrebbe essere utile. Il lemma dei nuclei si ferma a dire qualcosa su come si dovrebbe comportare chi di F, il polinomio caratteristico di F, calcolato nell'endomorfismo F, senza però dire cos'è. Quindi qua ci viene in soccorso il teorema di Cayley-Hamilton, che ci dice cos'è. Fa 0. Occhio, non è che fa la. Non vorrei che passasse questa idea qua. Se chi di F è uguale a F di lambda è uguale a lambda volte l'identità meno f, e se io facessi chi f calcolato in f, ossia f volte l'identità meno f, non mi dite che questo qua fa f meno f e fa 0, e anche perché gli Hamilton fatto con le matrici, no? Chi di a calcolato in a dovrebbe essere a volte l'identità meno a, quindi fa a meno a, quindi fa 0. Ecco. Questo il prof vi radia dall'università. È una bella spiegazione, è un bel teoremetto che si legge qua. Ecco, mi ricordo che in realtà non è vero. Non è vero che si conclude in 2 pagine di dimostrazione, un pochino più lunga. Però ecco quello che dobbiamo sapere noi. Come conseguenza si ha che se sappiamo che B con I è base dello spazio caratteristico di F, allora la matrice rappresentatrice di F ristretto a E di lambda di F rispetto a tale base è una matrice di angolare superiore. Vi faccio vedere che come prima la matrice noi che sappiamo essere diagonale era della forma lambda con 1 fino a lambda n e qua tutti 0. Questi qua sono gli autolori messi sulla diagonale e qua c'era qualcosa e qua c'era 0. Adesso noi non sappiamo cosa c'è qua. Qua c'è qualcosa. Questo perché i nuclei si conteggono tra loro, quindi i vettori qua ci sarà un certo qualcosa, qua qualcos'altro, qua qualcos'altro, qua qualcos'altro. Però questi qualcos'altri dobbiamo calcolarceli, quindi dobbiamo metterci là a fare f di v1 uguale, vabbè, lambda volte v1, il primo. F di v con 2 farà un certo a più, uguale a per v1, più, lo sappiamo già, lambda 2 v2.
quindi ti trovi cos'è A. Adesso fai f di v con 3 sarà un certo alfa, beta e gamma e lambda 3 sarà alfa per v1 più beta per v2 più lambda 3 v3. Questo lo sappiamo, questo lo sappiamo, questi due non li sappiamo, quindi è la parte più difficile che dobbiamo calcolare, ma otteniamo comunque una matrice triangolare superiore, che non è cosa da poco. Pausa acqua. Matrici nipotenti le abbiamo già viste. Perché le stiamo tirando fuori adesso? Le stiamo tirando fuori adesso perché abbiamo visto che a un certo punto una certa catena di nuclei diventa tutto uguale. Esiste un certo numerino, una certa potenza per cui. Cos'è che ci ricorda questa certa potenza per cui? Ci ricorda la definizione di matrice in potenza, quindi è il numero più piccolo nella natura tale che la matrice alla quel numero faccia 0. Vi faccio notare che se A è la matrice di omeomorfismo, di nuovo posso confondere matrice e omeomorfismo dicendo che anche l'omeomorfismo è nipotente se trovo un certo numero tale che F composto F composto F composto F, quel numero di volte mi faccia l'endomorfismo 0, ossia che non è un numero, è un endomorfismo 0, rappresentato dalla matrice di soli zeri, quello che mi manda tutti i vettori in 0. Quindi è quello che ha il nucleo più grande. Indice di potenza, lo sappiamo. F si verifica che è nipotente se è triangolabile e lo spettro, quindi forse non l'avevo detto, è l'insieme degli autovalori, è ridotto al solo numero 0. Quindi il polinomio caratteristico deve essere di questo tipo qua. Qua si sfrutta che lì Hamilton lo sappiamo, però è importante sta roba. Questo. Vabbè, vediamo un attimo un esempio. Abbiamo un'applicazione che manda v in a per v, dove è fatta così. A al quadrato è questa e a al cubo è la matrice di soli zeri. Quindi il più piccolo numero per cui A alla quel numero fa 0 è proprio 3. E sappiamo che il nucleo di A è contenuto nel nucleo di A al quadrato, è contenuto di A al cubo, e questo deve essere il più grande possibile, quindi deve fare lo spazio. Se vogliamo trovare le basi rispetto a cui la matrice è triangolare, bisogna partire dalla base di tutti i vari autospazi, partire dalla più piccola e completare la base. Abbiamo visto il lemma del completamento diretto, allora possiamo completare B1 alla base di B2 aggiungendoci un vettore. Uno più, perché il salto di sicuro deve essere a meno 1, però magari arriva anche a 2, 3, 4, nuovo, sono cose che non si sanno, sono caso per caso. Quindi sappiamo, lo sapevamo già, che è triangolabile se e solo se è sommatoria diretta degli autospazi generalizzati. Dimostrazioni. Definizione. Un autovalore generalizzato di F relativo all'autovalore lambda è un vettore che appartiene, vabbè, ok, sta chiamando gli elementi degli autospazi generalizzati autovettori generalizzati, sempre con la condizione che sia diverso da 0. Ah, fra l'altro, se io scrivo che
L'autospazio è l'insieme di V tale che F di V uguale lambda V, però fissato un certo lambda. È vero? No, 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 no. Occhio, così se io scrivo così non otterrò mai lo zero. Ossia, sto chiedendo quali qua gli auto, qua intendevo autovettore. Autovettore, ho scritto definizione, ho sto nome. È autospazio insieme agli autovettori? No, perché l'autospazio è uno spazio vettoriale, deve esserci lo zero. Qua non c'è lo zero, quindi se vogliamo definirlo così, dobbiamo aggiungerci l'elemento nullo. Domanda da esame. Polinomio minimo. Bello. Ok, adesso possiamo chiamare un insieme. Chiamiamo l'insieme degli annullatori di F. È l'insieme dei polinomi a valore in k, tale che se io ci calco l'endomorfismo sopra, faccia 0. Adesso si dimostra che esiste un unico polinomio monico, che è un annullatore di F e che è un divisore di ogni polinomio annullatore di F. E noi vediamo chi è un polinomio annullatore. Uno dei polinomi annullatori abbiamo visto a Cayley-Hamilton che sia il polinomio caratteristico. Quindi il polinomio minimo deve essere un divisore del polinomio caratteristico, ossia deve avere almeno le stesse radici. Come si trova? Non c'è una formula. Questa è la parte brutta. Preposizione. Ok, lambda è radice mu di f, stesso, quindi hanno le stesse radici, ho già detto. E ecco, bello, siamo in un certo campo K. Il polinomio caratteristico è totalmente deducibile se solo se lo è anche il polinomio minimo, cioè si comportano allo stesso modo. Dimostrazione. Questo comporta due cose. Uno, che l'endomorfismo è triangolabile se e solo se il polinomio minimo è totalmente deducibile. Ma non solo. Quella storia delle molteplicità algebriche uguale a quelle geometriche, possiamo vedere che è diagonalizzabile se e solo se il polinomio minimo stavolta è totalmente riducibile e invece che dire con molteplicità algebriche uguale a quella geometrica uguale a 1, no, uguale a radici semplici, è totalmente riducibile ma a radici semplici. Come si trova il polinomio minimo? Se ci vengono date delle reazioni del genere, qua suppongo che ci sia un più perché sennò non credo che abbia senso. Anche qui, boh. Ah no, ok, ci sono, ci sono. E quando vengono date delle reazioni del genere, noi possiamo confondere, grazie a Cayley-Hamilton, A con un lambda, creare un polinomio di matrici, calcolarlo in lambda, trovare le radici e trovare i possibili autovalori. Questo è quello che vi dicevo, che lo spazio caratteristico sì che è il nucleo di E alla lambda volte entità meno F alla molteplicità algebrica, ma la sua dimensione potrebbe anche essere raggiunta prima di raggiungere la molteplicità geometrica, quindi è minore o uguale. Queste sono papà, schemino riassuntivo e fine. Altro schemino riassuntivo.